giochiamo contro la peggiore squadra che potessimo incontrare in questo momento, perché loro sono una squadra largamente ferita, perché ne vengono da due sconfitte molto larghe, però io non sono il pivello da poter farmi dei calcoli errati. Io so che la loro squadra è una squadra ferita, ma che è una squadra importante, ha tanti uomini di grande qualità, qualcuno ha avuto anche il piacere e l'onore di allenarlo. Io da quando sono arrivato non ho mai giocato con due punte, cioè non ho mai avuto Chiedoveni a disposizione due punte, in due o tre partite non ho avuto nemmeno Ciangi. Per la prima volta abbiamo recuperato Salvemini, non so Salvemini quanto possa avere di tenuta a livello organico muscolare. I punti a disposizione sono sempre meno, è normale, è uno scontro diretto. Sicuramente non sarà decisivo per il futuro, però è importante, sia noi che la Paganese lo vuole vincere. Noi giochiamo in casa, siamo in un buon momento, anche se abbiamo tantissime assenze, però queste non devono creare mai una fase di alibi, anche perché io non l'ho mai cercato. Quindi come si prepara? Si prepara come le abbiamo preparate tutte. Noi penso che l'abbiamo preparata questa, abbiamo avuto più tempo per poterla preparare e io sono convinto che la Paganese è una squadra forte, senza ombra di dubbio lo dico, e sicuramente in un periodo non bello, però questo può essere anche un fatto molto molto positivo per loro e molto negativo per noi. Invece io so di affrontare una squadra forte e l'abbiamo studiata bene.